conosciuta per il Carmignano e per il Sasso e per il Cabernet Franc negli ultimi anni, per cui quando però Andrea mi ha chiesto di fare questa degustazione, diciamo, degli autoctoni, ho pensato al rosato dell'azienda Piaggia, perché comunque è un rosato di Sangiovese, ma è un rosato di un'azienda che mi piace, è una zona a cui sono particolarmente legato, a Milano, perché comunque io sono nato praticamente lì, quindi ho deciso di portare questo rosato. Il rosato Viti del Delta nasce da uve di vigne piantate negli ultimi anni, per cui abbiamo deciso di non destinare questo Sangiovese alle nostre selezioni, che sono i due Carmignani aziendali, ma di fare appunto una scelta fin dalla vendemmia di destinare appunto dei Sangiovesi di una parte del vigneto un po' più fresca, un pochino più magari vigorosa alla produzione di questo rosato, appunto perché volevamo anche mantenere un livello qualitativo sia sul piatto che sul sasso importante. Quindi questo vino nasce da una parte a completamento della gamma aziendale, perché diciamo oggi abbiamo tutta una serie di vini, eccetto il bianco, che riescono poi ad andare a coprire il mercato, ma anche proprio per un'esigenza nostra interna di mantenere sempre alto il livello di un vino che noi reputiamo importante, su cui non possiamo passare la guardia, che è il Piaggia Riserva e il Sasso Carmignano. Questo è un Sangiovese 100% ottenuto da Salasso, quindi le uve vengono diraspate, raffreddate per circa 12 ore a una temperatura di 7-8 gradi, dopodiché il mosto viene spillato e vinificato, diciamo, bianco, quindi chiarifica stati a freddo, fermentazione a bassa temperatura e sposta anche qui sui lieviti fino alla primavera successiva. Io mi ripeto, perché poi alla fine enologicamente a volte sembra di fare poco, però fare poco secondo me vuol dire avere grande coscienza anche della materia prima che abbiamo a disposizione e preparare prima il terreno, per cui possiamo anche permetterci di fare poco. Quindi i vini che assaggerete stasera, in tutta onestà, sono vini in cui non c'è tanto da dire da un punto di vista enologico e produttivo di cantina. Alcuni di loro sono veramente dei vini di garage. Quello che fa la differenza secondo me è la materia prima, quindi avere delle grandi uve, sapere dove fare determinati vini, perché poi in cantina se abbiamo coscienza di quello che abbiamo, dell'uva che abbiamo, possiamo realmente fare il minimo indispensabile. I grandi vini secondo me nascono così. Ora il rosato logicamente è una categoria, diciamo, diversa da quella che può essere un grande bianco o un grande rosso, però non è che c'è tecnologie particolari o voli pindarici per fare questi vini, semplicemente partiamo da uno e poi arriviamo, diciamo, al vino con dei passaggi piuttosto semplici. Lei, insomma, l'idea della semplicità di questo vino si riflette appieno, cioè usando che c'è un bel profumo quasi da sudarancio, un profumo melograno, un profumo, una fragola appena accennata, non è per niente stucchevole come profumi e non è neanche troppo, diciamo, aggressivo o disponente come tanti rosati magari da Salasso che si trovano nella zona Chianti Classico. Direi che un po' nello stile Piaggia, un vino abbastanza, se vogliamo, ruffiano, dolce, accattivante, però in bocca c'ha una sua struttura, una sua complessità, che non è il diciamo l'ennesimo rosato che ultimamente va anche di moda, quindi tutti sono buttati. Quindi un nato sicuramente particolare, molto, molto più ricco e espressivo di tanti sangiovesi rosati che si trovano in giro per la Toscana, che non è, diciamo, sangiovese un vicino ideale per il rosato. Si fa, riempie la gamma, vengono ogni tanto prodotti piacevoli, ma sono vini di accidenti. Invece in questo caso direi che veramente, diciamo, l'impostazione è quella giusta, perlomeno quella che l'intenzione di fare un prodotto più accattivante, più immediato, e funziona, direi. Chiaramente un vino che ha la sua struttura, il suo corpo, un accenno di tannino, però mantiene la caratteristica delle robe rosate, cioè la freschezza, la piacevolezza di bere e il fatto di che si possa abbinare molto bene a quello che avete in tavola.